Alessandro Chiappini, quante partite avete giocato in una sola? Stavo dicendo prima, tante, perché abbiamo iniziato benissimo, abbiamo giocato il primo set dove ci siamo studiati bene, poi il secondo siamo riusciti veramente a mettere in pratica con grande attenzione quello che avevamo preparato e è andato via molto bene. Poi il terzo set abbiamo avuto un po' di problemi in una rotazione in battuta con la loro battuta di Tirozzi che hanno preso un bel vantaggio, non siamo mai riusciti a recuperarlo perché forse ci siamo un po' ancora una volta demoralizzati. Molto importante invece ritengo il quarto set perché abbiamo fatto due recuperi all'interno del set e ho visto la squadra veramente lottare col cuore con tutto quanto per rimanere attaccata, per prendere tre punti oggi che erano fondamentali per noi. Vi ha creato qualche problema nel terzo set anche il cambio che ha fatto Casalmaggiore con la Gennaro in campo e la Ortolani d'opposto? Ma sinceramente non ha creato grossi problemi perché eravamo preparati anche a questa possibilità. Diciamo siamo stati noi un po' indisciplinati, nel senso che abbiamo commesso tanti errori all'inizio, la parte iniziale del set, i punti subiti in ricezione e poi dopo non siamo più riusciti a tornare in partita. Per cui, ripeto, sono molto soddisfatto del quarto set perché ho visto veramente la volontà delle ragazze di prendere tre punti oggi e contro tutto. Abbiamo visto in un'ora e mezza quella che è la Rebecchi normeccanica attuale, cioè capace di grandi guizzi però di momenti in cui quando va in difficoltà che fa fatica poi a recuperare. Sì, è anche vero che oggi avevamo di fronte un avversario che se uno gli lascia appena appena spazio, come dicevo prima, non sono terzi in classifica per caso o per fortuna. È una squadra che gioca bene, è una squadra che ha nel fondamentale della battuta penso il più alto livello del nostro campionato, per cui ci sta che possono avere anche loro questi guizzi all'interno delle partite. Poi ripeto, siamo stati molto bravi perché oggi c'era da lottare tanto e ho visto una squadra molto volenterosa. Il quarto set più forte anche di qua, più forte anche di qualche decisione arbitrale dubbia. Appunto, dicevo, abbiamo lottato contro tante cose oggi e penso che quell'ultimo punto, quello era veramente dubbio. Ho visto diverse pestate in battuta, ne hanno rilevata una sola, quella non è alla fine colpa loro, però alla fine oggi mi interessa che abbiamo preso tre punti. Adesso non ci penso, se fosse andata diversamente magari ero più arrabbiato.